Buongiorno a tutti, io sono qua per dire quelle che sono le difficoltà e anche le cose più facili da implementare Lean Accounting. Noi abbiamo cominciato a collaborare con Brian da alcuni mesi. All'inizio è stato un po' scioccante perché eravamo abituati ad analizzare le cose in un determinato modo e adesso che cominciamo a capire meglio quello che è il modo di analizzare le cose all'interno degli stabilimenti, cominciamo già a ragionare ed essere proattivi in questa direzione. Prima di parlare delle situazioni che abbiamo al nostro interno, quando parlo di Manito Walk, mi piace. Come si fa ad andare avanti? Qual è? Ecco qua, ecco. Prima cosa voglio dire, Manito Walk che cosa fa? Manito Walk è un'azienda americana dove noi produciamo gru, in generale facciamo il gru dalle autogru rough terrain che sono le fuoristrada ai grossi crawler, quelli che vedete soprattutto quando vedete i film americani perché è un prodotto che si vende molto in America, l'autogru, quelle tradizionali che vedete in ogni dove, e soprattutto poi facciamo le gru edili, sia quelle GME che sono quelle che hanno la rotazione in alto, e sia le GMA che sono quelle che hanno la rotazione in basso, per fare molto semplicemente la divisione delle gru. E poi abbiamo il boom truck, che è una tipica gru su camion che si vende solo in America, perché in Europa, come dico sempre io, bisognerebbe dare dei soldi a chi compra questa gru, perché no? Abbiamo i più grossi costruttori di gru in Europa, quindi questa è una gru invendibile nel nostro continente. Questa è un po' la dimensione della Manito Walk. Abbiamo 10 stabilimenti, poi abbiamo i centri di servizio in ogni dove, in tutto il mondo. Ma essenzialmente, che cos'è? Queste sono le fabbriche che noi abbiamo. Quelle indicate in giallo sono quelle che dipendono da me. Diciamo che io sono responsabile di tutte le fabbriche che ci sono delle gru a torre. Quindi abbiamo due stabilimenti in Francia, uno stabilimento in Portogallo, uno in Italia, uno in India e uno in Zanzibar. E facciamo in questi stabilimenti esclusivamente delle gru a torre, a parte Niela Tanaro che fa anche delle autogru, però il core business è le gru edili, gru per l'edilizia. Questo è un po' come viene suddiviso. Tanto per fare un esempio, il nostro business, il 50% è americano, lo facciamo nelle Americhe, il 37% in Europa e il resto 13% in APAC, cioè in Cina e i paesi limitrofi della Cina. Poi abbiamo la suddivisione per tipologie di prodotto. Ma non voglio tediarvi su questo perché non è oggi l'argomento della discussione. Questi sono i marchi che noi produciamo, Poteng è il marchio delle gru a torre che è il numero uno al mondo, perché Poteng è il numero uno al mondo, la Grove si gioca al secondo posto con la Terex e gli altri sono, dobbiamo diventare, come dice il nostro grande capo, dobbiamo diventare il numero uno al mondo in questi settori. Ecco. Parlando di gru a torre, noi siamo un po' in tutti gli stabilimenti siamo un po' organizzati in questo modo. Abbiamo una linea per fare, l'abbiamo individuata come value stream, la saldatura delle torri, noi abbiamo già ormai da 3 anni individuata come una value stream di saldatura delle torri. Le torri sono la parte portante della gru. Abbiamo poi un'altra value stream della saldatura dei bracci, che è la parte dove viaggia il carrello, dove vengono sollevati i pesi. Poi abbiamo un'altra value stream che è la saldatura di tutti i componenti che sono le basi, il controbraccio e altri componenti delle gru. Poi c'è una linea di verniciatura e assemblaggio. Normalmente noi in quasi tutti gli stabilimenti abbiamo quattro value stream, una per la saldatura delle torri, una per i bracci, l'altra per i componenti, poi abbiamo fatto una value stream, linea di verniciatura e assemblaggio.
Questo è quanto noi abbiamo negli stabilimenti, e la prima volta che abbiamo parlato con Brian, che gli abbiamo fatto vedere questo, e siamo rimasti un po' scioccati, perché per lui la value stream era dagli acquisti fino alla vendita, quindi inglobava tutto, sia il controlling sia le vendite. E noi siamo un po' rimasti, come si dice, un po' scioccati, perché dice, noi eravamo convinti di avere delle piccole value stream che si gestivano autonomamente, che una generava un suo prodotto, poi il cliente era, per esempio per la saldatura del torre, il cliente era la linea di verniciatura, e la linea di verniciatura era l'assemblaggio, poi eravamo il cliente finale. Questa è stata una delle prime cose che abbiamo dovuto analizzare in dettaglio. Oggi stiamo cambiando, per esempio nelle gru a torri stiamo facendo due grosse value stream, una delle GMA, che sarebbero le gru a montaggio automatico, che sono quelle, tanto per semplificare, rotazione in basso, e l'altra delle GME, che sono quelle grosse gru che hanno la rotazione in alto. E dovremmo arrivare a fare queste due grosse value stream che vanno dagli acquisti alle vendite, anche perché i mercati sono leggermente differenti tra le GMA e le GME. Questa è un po' la suddivisione che andremo a fare, ma non è facile, perché al primo approccio, quando abbiamo presentato queste due grosse value stream al nostro top management, ci hanno un po' frenato. Quindi per loro il concetto è ancora stabilimento, uno stabilimento che deve produrre e essere autonomo con i reparti, quindi non è facile far capire certe cose a certi livelli. Come siamo noi adesso? Il nostro controller attuale, quello che voglio mettere in evidenza è le difficoltà che noi abbiamo nel passare tra il tipico report industriale che facciamo adesso mensilmente a quello che è il box score che Brian vi ha spiegato prima e che noi abbiamo messo in atto in due stabilimenti, uno in Europa e uno in Cina, e che stiamo lavorandoci per entrare nel dettaglio e capire quelli che sono i KPI essenziali da mettere in evidenza. Noi oggi abbiamo il nostro sistema di controllo basato facciamo il budget basandoci sull'assorbimento totale dei costi negli stabilimenti. Abbiamo le ore standard, sulle quali possiamo discutere delle ore, e mensilmente facciamo dei report dove andiamo a valutare la situazione attuale e andiamo a misurare le varianze rispetto a quelle che sono il budget. Il calcolo, il KPI più importante che abbiamo, sulle quali noi abbiamo discusso anche 15 giorni fa con Brian e abbiamo passato una mezza giornata tutti attorno a un tavolo e dove avevamo deciso di eliminare l'efficienza dei nostri report, poi io l'ho stoppato perché so già che se togliamo l'efficienza non è sicuramente capita dei nostri, diciamo, grandi capi americani. Quindi per adesso continuiamo a fare, facciamo sempre il rapporto tra le ore prodotte standard e quelle che sono le ore disponibili. Su questo poi ogni stabilimento, quando si hanno dei gruppi multinazionali, ci si gioca. Infatti con Brian ogni tanto discutiamo e andiamo a analizzare perché e per come di queste situazioni. Per esempio, faccio un esempio: quando io ho preso in mano uno stabilimento francese, avevamo un'efficienza su una linea di prodotto che era del 60%. Il mio capo mi ha detto vai là, cerca di risolvere perché si vede che non lavorano. Quando sono stato là mi sono accorto che invece la gente lavorava al 60% perché le ore standard messe nel sistema erano molto basse rispetto a quelle che effettivamente ci voleva per produrre. Perché? Perché l'ufficio tecnico in questi gru aveva fatto un errore di calcolo del costo delle gru, quindi metteva le ore standard minori per dire ma sono in fabbrica che non lavorano. Questi sono i tipici esempi che succedono nei grandi grossi gruppi multinazionali. Oppure quando ho preso in mano la Cina avevano delle efficienze del 120%, gli dicevo 120% avete la bicicletta quando andate a lavorare, invece in realtà giocavano sempre sulle ore standard che non erano corrette. Quindi questo è uno dei KPI su quali noi ci basiamo, che include tutte le inefficienze sono messe nelle ore standard, quindi abbiamo molti waste nelle ore standard. Comunque, se noi andiamo a analizzare, questo è un esempio tipico di come facciamo i nostri report mensili, è di una fabbrica, non vi dico qual è, ho manipolato un po' i dati per via della confidenzialità perché non vorrebbero
che li dicessimo. Comunque noi oggi ci basiamo sul numero delle gru fatte, qui abbiamo, ne abbiamo fatte 20 rispetto alle 14 previste, quindi abbiamo prodotto di più, anche perché il mercato ce lo richiedeva, abbiamo fatto più ore, l'efficienza è leggermente più bassa di quello previsto, poi andiamo a analizzare tutti i costi che abbiamo all'interno. Noi consideriamo materiale handling come un costo, che sono quelli trasporti, i magazzini, li includiamo tutti lì, abbiamo poi i costi diretti di produzione e i costi diretti degli indiretti. Alla fine abbiamo le varianze che abbiamo nell'industria. Un report così mandato in America a 10.000 km di distanza, il mio capo è contentissimo perché abbiamo tutte le varianze positive, vede il verde e non mi telefona mai, mi dice sempre sei perfetto, vai avanti così. In realtà poi se noi andiamo a analizzare questo si scoprono delle cose che effettivamente non sono messe in evidenza, che generano dei problemi che non sono nascosti, perché per esempio noi siamo, e poi ve lo farò vedere, siamo arrivati a consegnare la macchina al giorno giusto al cliente che l'aspettava, l'abbiamo consegnata una settimana dopo e il cliente non è tanto contento. Comunque questo report noi non lo vediamo, vediamo solo le varianze che ci sono all'interno dello stabilimento. Vi faccio vedere un altro esempio di un altro stabilimento che è rosso. Quindi io quando mando via un report di questo genere qua, due minuti dopo mi chiamano e dice cosa fate in quello stabilimento lì, perché non producete, non lavorate, non fate di più. Quindi noi in questo caso qua abbiamo prodotto di più perché lo chiede il mercato, però le standard ore che abbiamo sono notevolmente inferiori a quelle che avevamo previsto a budget. Però nessuno mi viene a chiedere, anche se poi lo giustifichi e lo spieghi in 10 modi diversi, che le mancano le ore perché non abbiamo potuto fare della vertical integration, perché lo stabilimento è in fase di trasformazione. Che si guardano solo le varianze in fondo, totale varianze industriali, e noi abbiamo delle varianze di 125, pur avendo il risultato positivo nello stabilimento perché è di 33, però rispetto al budget abbiamo una varianza negativa. Ecco, questi sono i tipici report che noi facciamo mensilmente di tutti gli stabilimenti, che possono generare delle cose positive o delle negative in funzione di quello che sono i risultati della fabbrica. Se io voglio far diventare una fabbrica con delle varianze positive, basta che produco di più, avrò più stock, però siamo tutti contenti perché le varianze sono positive invece che negative. Ecco, questo è un tipico report mensile che è anti-lean. Questo report che noi facciamo non ha nulla a che vedere con la lean, perché io, misurando, è quello che diceva prima Brian, modo tradizionale di misurare le fabbriche, le operation, in questo tipo di report, io posso giocare e farlo diventare positivo, basta che produco di più, avrò più stock, non avrò flusso di cassa perché avendo più stock chiaramente ho più soldi impegnati, ho fatto più ore, però sono tutti contenti perché le varianze sono positive, indipendentemente da quello che è la richiesta del mercato. Questa è un po' la situazione che si crea nelle fabbriche, nelle società che usano questo tipo di report. E non è facile far cambiare questo, perché quando noi abbiamo messo in funzione un box score con Brian i due stabilimenti, il primo impatto che abbiamo avuto non è tanto, ed è il nostro controller, perché sono ormai 15 anni che fanno questi report, li sanno analizzare in modo dettagliato, sanno dare tutte le spiegazioni dei minimi particolari, tu gli cambi il report, questi perdono il lume della ragione, non sanno più che cosa dire e quindi ne sparano di tutti i colori, e prima bisogna convincere loro, prima di convincere ancora il top management. Questa è la situazione che noi abbiamo. Che cosa crea? Noi abbiamo cominciato a fare del lean al nostro interno degli stabilimenti, delle gru a torre, non parlo delle gru mobile perché non è che sono a conoscenza di tutti i dettagli che ci sono, ormai da 5 anni. Abbiamo organizzato 3 anni fa le value stream, come vi ho spiegato prima, abbiamo un visual management all'interno dello stabilimento, abbiamo anche dal punto di vista della logistica
arriviamo a portare materiale con dei kitting direttamente sui posti di lavoro, usiamo dei pokaioke, usiamo il sistema Kanban con il fornitore. Questo è stato messo tutto in funzione, però che cos'è? Abbiamo anche dei limiti, perché abbiamo, a seconda delle cose, abbiamo dei lead time che sono un po' più lunghi di quello che dovrebbero essere, abbiamo anche molti WIP. Non siamo, per esempio, nelle gru, nelle fabbriche che producono grosse gru, non siamo al TAC times, perché all'inizio del mese non riusciamo a produrre e consegnare le merci, ma le produciamo e le consegniamo verso la fine del mese. Il cliente non lo vede, perché comunque noi lo sappiamo, quindi diamo delle date di consegna un po' più lunghe, ma questo non vuol dire che all'interno dello stabilimento io non riesco a vedere e quindi cambiare la mentalità in tutti, ma anche il modo di lavorare per arrivare a produrre il TAC. Noi oggi abbiamo solo uno stabilimento che è a ritmo cadenzato, che è quello italiano, che produce ogni giorno, produce 3 gru, 2 gru, 4 gru, a seconda della richiesta del mercato. Quando andiamo sulle gru grosse abbiamo dell'OTIF, come lo chiamiamo noi, on time delivery, veramente basso, però il cliente non se ne accorge, perché noi prendiamo del margine, del tempo per consegnare. Però all'interno del stabilimento si verificano queste cose, quindi noi dobbiamo andare a analizzare per fare per ridurre quelle che sono le waste e quindi far liberare delle capacità all'interno dello stabilimento. Poi noi usiamo ancora troppo sistema, perché abbiamo messo in funzione un sistema SAP che è stato fatto dalla gente della finanza e del controller, e quindi è anti-operation, perché noi avendo questo sistema, invece di diminuire il lavoro, l'abbiamo implementato all'interno della nostra fabbrica. E quindi che cosa facciamo? Che per essere efficienti non lo usiamo nei reparti produttivi. E poi dopo abbiamo ancora il nostro KPI più importante, che ve l'ho detto prima, è l'efficienza, e quindi andiamo sempre a misurare quelle che sono le varianze negative o positive rispetto a quello che è il budget, e quindi viene considerato come la chiave più importante di performance delle nostre fabbriche. Questa è un po' la situazione. Poi cosa abbiamo fatto? Ci siamo posti il problema, soprattutto le operations si pongono il problema, perché noi dobbiamo cercare di cambiare la mentalità e il sistema all'interno e avendo conosciuto Brian abbiamo cominciato a collaborare con lui. Quindi che cosa significa? Significa che dobbiamo cambiare il nostro report, perché il report che facciamo non è effettivamente la foto esatta di quello che avviene nello stabilimento. Dobbiamo rimpiazzare quella che è l'efficienza, perché l'efficienza è fondamentalmente anti-lean, perché nell'efficienza, quando io metto le ore standard, ci gioco sopra, metto quello che voglio pur di farla sembrare una fabbrica efficiente. Dobbiamo creare veramente valore per il cliente, e dobbiamo mettere in evidenza quelle che sono le capacità disponibili che vengono fuori da un'analisi dettagliata all'interno delle value stream, e poter utilizzare queste capacità per fare o altri prodotti, o fare, come abbiamo già portato all'interno dei nostri stabilimenti, molta più vertical integration, cioè dei componenti che prima compravamo dai nostri fornitori li abbiamo portati all'interno dello stabilimento, e quindi abbiamo saturato la capacità produttiva. Abbiamo incominciato a lavorare con Brian nel settembre 2015, abbiamo scelto, dopo che lui ci ha fatto un training e spiegato molto più nel dettaglio di quello che ha detto oggi in 2 ore, siamo stati 3 o 4 giorni, ha spiegato nel dettaglio di come dovevamo impostare il nostro report e quindi impostare il lavoro nelle fabbriche. È stato anche una cosa scioccante, perché uno era abituato a lavorare in un certo modo, a fare dei report in un determinato modo. Quando tu cambi, gli stessi promotori, che poi sono le operation che hanno chiesto a Brian di aiutarci in questo, eravamo anche noi un po' tutti, cioè non è che si passa dalla pasta asciutta alla bistecca così in 2 secondi, ecco, tanto per fare un esempio culinario. Abbiamo poi deciso di scegliere 2 fabbriche pilota, una è Moulin, che è in Francia,
Brian era a Mulan 15 giorni fa, e l'altra è Zhang Zhagao. Probabilmente verso giugno, luglio, adesso vediamo un po' se riusciamo a finire tutti i lavori di trasformazione, inizieremo anche a Niela Tanaro con il Lean Accounting per mettere in evidenza con delle celle pilota. All'interno di queste due fabbriche abbiamo scelto delle celle pilota, per esempio in Francia abbiamo scelto la linea di verniciatura, a Zhang Zhagao abbiamo scelto la linea di costruzione delle torri per meglio, diciamo, per avere due cose completamente diverse e analizzare nel dettaglio. Questo è un report giornaliero della cella che noi facciamo, che è quello tipico che ha fatto vedere prima Brian, che noi abbiamo all'interno della cella di Zhang Zhagao, qualcosa è scritto anche in cinese, quindi noi a volte non capiamo neanche, però fondamentalmente su questi tableau de bord che facciamo, noi abbiamo riportiamo la sicurezza, la qualità, la produzione e il WIP. Normalmente facciamo sempre il rapporto tra WIP e standard WIP per vedere se all'interno del posto di lavoro siamo conformi a quello che è il nostro standard di lavoro o meno. Questo è un po' quello che facciamo all'interno. Poi abbiamo il tabellone della value stream con tutti gli stessi KPI, però lo facciamo giornaliero e poi dopo settimanalmente lo aggiorniamo, perché quando si parla di gru, a volte ci sono delle gru che noi incominciamo la produzione il lunedì e il sabato non abbiamo ancora finito, perché sono delle gru, a volte ci vuole anche un mese per farlo, quelle grosse, quindi è un po' particolare. Che cosa abbiamo fatto? Poi dopo, una grossa importanza, abbiamo cominciato a fare il nostro box score della linea delle torri che abbiamo a Zhang Zhagao. Nella prima linea abbiamo messo il lead time, ci siamo messi il goal, cioè l'obiettivo, e andiamo a misurare se siamo al di sotto dell'obiettivo. Poi abbiamo messo lotti e quello che se riusciamo a produrre in tempo su quello che abbiamo messo nel nostro sistema, e lì vedete che noi ci siamo dati un obiettivo del 90%, in realtà siamo intorno all'85%, che non è male rispetto ad altre fabbriche dove abbiamo degli obiettivi che sono sempre del 90%, in realtà poi abbiamo l'OTIF che è molto più basso. Poi abbiamo i buoni al primo colpo, e in questo caso qua, avendo messo delle tools, delle maschere molto performanti, quindi andiamo a fare dei controlli e siamo a un livello buonissimo. Poi abbiamo un altro KPI che è il prodotto per persona, che andiamo a misurare nell'arco del tempo, il costo, il labor cost per la produzione equivalente, e poi abbiamo sempre su quella value stream misuriamo l'assenteismo, cioè tra il numero di persone, 32 rappresenta le persone che abbiamo in quella value stream, e 0,28, 0,57 sono l'assenteismo misurato in quel periodo. Poi un altro KPI importante su questa parte qua, andiamo a misurare gli incidenti che abbiamo, l'RTA, calcoliamo tutti gli incidenti moltiplicato 200.000 diviso il numero, la quantità di ore prodotte in quel periodo. Quello che è importante, che è molto importante, che andiamo a vedere, è il T8, è il numero di incidenti, di infortuni che abbiamo in quel periodo nello stabilimento. Per esempio in queste settimane qua non abbiamo avuto nessun incidente. Abbiamo poi incominciato a misurare la capacità, e questo è solo da fine del mese di marzo, tra la produttività, la non produttività e la capacità disponibile, perché nel test che abbiamo fatto all'inizio l'abbiamo un po' lasciato perdere, abbiamo cominciato a misurare tutti quelli che sono gli altri indicatori, e poi abbiamo fatto la parte capacità per misurare quale possibilità abbiamo ancora e capacità disponibile all'interno dello stabilimento. La parte finanziaria, per esempio, questi qui non sono né dollari né euro, ma sono in moneta cinese. Non abbiamo messo il revenue
e neanche il profitto della value stream, e questo l'abbiamo fatto appositamente perché se noi andiamo a mettere il fatturato, a volte mettiamo il fatturato per persona, può generare subito delle incomprensioni all'interno dello stabilimento. Il giorno dopo magari abbiamo dei sindacati che vengono subito a chiedere perché e per come non gli diamo un incremento di salario. E quindi io per il momento ho detto bisogna prima che la gente maturi su questi aspetti qua, perché il revenue per persona non vuol dire i soldi che ha la società, perché questo indica solo un KPI particolare che se non è capito genera delle incomprensioni all'interno dello stabilimento. E lo stesso il profitto della value stream. Questo qui è un esempio che noi abbiamo fatto e che ci stiamo lavorando tutte le settimane, facciamo settimanalmente delle conference call con la Cina per vedere l'avanzamento dei nostri dati, per analizzarli e vedere che cosa possiamo fare di meglio. E soprattutto stiamo facendo un grosso lavoro di convincimento sui controller, perché i nostri controller, quando gli presenti questi dati, rimangono un po' scioccati, dice ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro report tradizionale, mentre noi diciamo che il report tradizionale non rispetta la realtà vera della fabbrica. Questo è un poco. Questo è invece il sistema che abbiamo messo, che è sempre quello che abbiamo visto prima, che anche con Brian, che abbiamo sulla linea di verniciatura a Moulins, dove misuriamo giorno. Noi, siccome una gru non è un componente semplice, per una gru dipende dall'altezza che va, possiamo avere una gru che va a 300 metri di altezza o una gru che va a 30 metri di altezza, quindi noi andiamo a misurare giorno per giorno in funzione della gru quanti componenti dobbiamo fare, se li abbiamo fatti o non li abbiamo fatti, se siamo in anticipo o in ritardo. Su questa linea di verniciatura, apro una parentesi molto veloce, però, 3 anni fa quando io ho preso in mano la fabbrica misuravano i metri quadrati di vernice fatta giornalmente, ed era una cosa che era il più grosso disastro che potevamo fare nella fabbrica, perché per avere un'efficienza alta tutto quello che gli passava vicino lo verniciavano, non interessava se di là montavamo una gru o un'altra, quello che caricava c'era. Noi abbiamo un convogliatore con delle lancelle, dice non c'è quel pezzo lì, vabbè, cosa c'entra, prendiamo un altro, lo accrocchiamo, poi tu andavi nella linea di assemblaggio, avevi un disastro totale che non serviva a niente, perché magari era una gru che dovevi produrre il mese dopo. E quindi io inizialmente ho detto non voglio più sentir parlare di metri quadri, ma solo di quantità di bilancelle verniciate. È stata una lotta, perché loro dicevano ma noi dobbiamo produrre, perché dobbiamo produrre 1800 metri quadrati al giorno, e quindi verniciavano delle cose che non stanno in cielo in terra. E dicevano ma scusate, ma ci serve questo? No. E però lo verniciavano, perché così facevano 1870, 1890 metri quadrati al giorno. E questa è stata una delle prime grosse difficoltà che abbiamo avuto all'interno stesso del reparto. Cambiato questo, abbiamo cominciato a dire noi per fare una gru media quante bilancelle dobbiamo far passare, era intorno a 75 bilancelle, quindi abbiamo cominciato a misurare il numero di bilancelle, non più i metri quadrati di verniciatura, perché ogni bilancella va caricata in un certo modo, noi sapendo che caricando la bilancella in quel modo lì con 75 bilancelle facevamo una gru. Quindi questo è stato uno dei grossi passaggi. Però se andiamo avanti, questo è un altro box score sempre di quella linea lì. Se voi vedete, noi abbiamo il lead time che deve essere di sei giorni per fare tutto il giro. BTS è sempre build time scheduling, e in questo caso qua vedete che noi siamo molto 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 indietro rispetto, e questo è evidenza del box score. Perché noi, pur sapendolo, però misurandolo settimanalmente, sappiamo che questa settimana invece di avere un 90% di
95% di BTS, abbiamo solo il 30%, addirittura una settimana abbiamo avuto il 9%. Non è che poi non produciamo la gru o non la consegniamo, la gru viene sempre consegnata, il cliente finale non se ne accorge, perché io il cliente finale gli dico la gru te la do il 20 del mese, però nel mio schedule di produzione lo dovevo verniciare il 3 del mese, il 3-4 del mese, e quindi noi questo qui ce lo mette in evidenza ed è una cosa che anche gli operatori cominciano a dire, ma allora qui perché siamo in ritardo in questo modo? Riesci a cambiare la mentalità delle persone con un tabellone del genere. Poi è sempre il buoni al primo colpo, anche se poi nel gru buoni al primo colpo è una cosa un po' difficile, perché i grossi problemi sono sulla fatica, che normalmente vengono fuori dopo 5-6 anni, no? Non dopo subito, perché dipende un po' se... Poi lo stesso i costi, per esempio qui abbiamo messo solo più gli incidenti, non abbiamo più messo l'RTA, e teniamo sempre in evidenza i quasi incidenti, perché è una cosa che si verifica soprattutto quando si movimentano delle gru, grosse gru. Abbiamo già qui, invece, siamo partiti prima a fare la produttività, non produttività e la capacità disponibile nello stabilimento, e quindi vediamo com'è l'andamento all'interno settimanalmente di questa value stream. Qui il concetto di fatturato e il concetto di value stream profit è già diverso, perché la mentalità europea è completamente diversa da una mentalità cinese, per questo che noi per questo motivo noi mettiamo già sul box score questi due indicatori, che invece in Cina non li mettiamo assolutamente per creare di problemi. Questa è la situazione che noi abbiamo, che abbiamo cominciato a lavorare con Brian, e che vogliamo esportare in tutte le altre fabbriche, soprattutto delle gruatore. Questa è la situazione. Quali sono le difficoltà in tutto questo? È cambiare la cultura, soprattutto nella fabbrica, perché noi abbiamo dei problemi anche all'interno degli stessi value stream manager, che sono abituati a ragionare in un modo, che devono cominciare a ragionare in un modo diverso. Soprattutto per capire dove hanno effettivamente la possibilità di migliorare e produrre di più. Per i nostri controller, perché il controller attualmente, quando tu gli fai vedere un box score, siamo gli occhiali, gli cadono per terra, se sono palliducci incominciano a diventare rosse dalla rabbia, o rossi dalla rabbia, perché non riescono a contrastare, perché tu dici io voglio vedere questo e non più quello che mi facevi vedere. Quindi ma gli stessi manager che abbiamo devono cambiare il modo di ragionare. E poi abbiamo un sistema informatico che è stato studiato esclusivamente per fare il report, come vi ho fatto vedere prima. Quindi questo è un altro dei grossi problemi, perché per cambiare il report e fare un report con il box score dobbiamo andare a tirare fuori manualmente i dati e metterli nel sistema. E il grosso nostro lavoro è quello di dimostrare al nostro top management l'efficacia di questo dell'in accounting, che non è semplice, ma non è neanche penso difficile, perché una volta che uno va a dimostrare concretamente, dopo diversi mesi che lavori su questo sistema, che hai dei risultati e poi dimostrarli praticamente, le cose possono cambiare, quindi possono anche migliorare e cambiare il modo di ragionare all'interno del nostro gruppo. Io non ho tanto da dirvi, sono rimasto nei tempi, molto bravo, mi dico anche sono molto bravo da solo. Se avete delle domande...